Buongiorno. Noi cerchiamo di implementare un codice che mi fa la scomposizione di fattori primi dato numero intero. Però per capire questa cosa qua dobbiamo vedere perché qua ho scritto questa cosa, questo modo. Allora cerchiamo di capire un attimo, perdendo un po' di tempo. Arriviamo qui, eccolo qua. Questa pagina spiega. Lista è fatta con questo tipo di parentesi, va bene? Mentre tuple è fatta con parentesi tonde. Quella la lista si fa con parentesi quadre. Poi il set si fa con parentesi graffe. Poi abbiamo dictionary, anche questa volta con parentesi graffe. Quindi qual è la differenza? Allora, dentro la parentesi graffe usiamo i due apici, poi c'è un mezzo, un puntino, questo per il dictionary, mentre per il set non c'è i due puntini in mezzo, c'è solo la virgola di separazione. Dictionary, vediamo di usare open board. Allora, abbiamo visto lista si fa con questo, e poi cosa abbiamo visto? C'è il tuple, si fa con questo, e poi abbiamo visto il set che fa con questo, e poi abbiamo visto il dic, che il dictionary si fa con questo, però qua metto questo punto, poi c'è due punti, poi il suo argomento. E poi c'è la virgola, mentre qua direttamente la virgola. Ovvio che anche qua uso i due punti. Però solo la differenza che tra questi due è che qua c'è questa cosa e qui non c'è. E adesso però dobbiamo parlare di un'altra cosa. Questo list ha la caratteristica di essere ordinato. Ordinato e poi changeable, quindi che si può modificare. E la parola che vorrei aggiungere sono index, quindi c'è index, e questo tuple cos'è che diceva? È ordinato ma unchangeable, e quindi no index, oppure no, c'è l'index, hanno index, mentre il set no, c'è col unorder, quindi unorder vuol dire che non sono ordinati, puoi mettere come vuoi. Unchangeable, anche loro hanno l'index. Questo ultimo è ordinato e changeable, ma non ha un index, no index. Dunque,
torniamo un attimo al nostro codice, che è questo, che fa le... Ora noi con questo metodo si capisce, siccome manca, non c'è i due puntini, significa che questa è una lista. Come abbiamo detto, perché dictionary set, questo è una specie di set, quindi è ordinato, non si può cambiare. Infatti, non si può cambiare. Quindi andiamo a prendere questo insieme di valori come un set. Facciamo così. Non ha un indice, cioè non posso prendere il valore di questo, per esempio. In altri casi, nel caso della lista, si poteva fare tipo questo, o né con questo simbolo, tipo partendo da 0, 1, 2, 3, così dovremmo trovare alla posizione 0, 1, 2, alla posizione 2 dovremmo vedere il numero 3. Non verrà fuori questo, né con questo modo di scrivere, neppure con questo modo di scrivere. Verrà fuori il valore 3, mentre se questa cosa qua fosse una lista, allora questo metodo funzionerà, credo che funzionerà con questo metodo se fosse una lista. Quindi abbiamo fatto una list, un set, un insieme di dati che devono essere fissi. Però la caratteristica di questo set è di essere ordinato, che questi valori non li possiamo modificare. Non li mo possiamo modificare, non possiamo neanche accedere un valore alla volta. Se dobbiamo accedere uno dopo l'altro. Quindi 1, 2, 3 così via. Quindi è. E poi posso mettere qualunque numero. Io qua potevo mettere questo. Allora, mettiamo un numero. Un numero primo che mi passa in mente dopo il 20, 92, 19 e 23. Posso farlo, non serve che il 23 deve venire fuori dopo il 19. Oppure possiamo mettere il... Dopo il 23 arriva il 26, è divisibile 27. 29 forse è il numero primo. Quindi non deve essere per forza divisibile, cioè come dire, ordinato. Ma è fisso, non possiamo accedere tipo all'elemento, questo sarebbe il numero 0, 1, 2, 3, 4, quinto. Dovrebbe essere in realtà quinto perché Python parte da 0, 1, così via, non parte da 1, 2, 3. Dunque, una volta, adesso verifichiamo cosa significa. Vediamo se la parola, cioè se il numero 23 è in questa lista. E qua proviamo a mettere un altro coso, un numero che mi dà 29 per 23 per 5 per 7. Proviamo a mettere 23 345, 23 23 345, se mi darà la lista, cioè io sto chiamando questa funzione ben due volte, dovrei trovare 5, 7, 23, 9, visto? Mi dà questa lista, 5, 7, 23, 29, è come avevo trovato questo numero, 5 per 7 e così via, andiamo a vedere la history, abbiamo fatto 23 per 29. Per 5 abbiamo trovato 5 e poi l'ultimo 7, quindi 5, 7, 3, 29, 23, 29. Quindi esce, questa cosa funziona. Ora, una volta che abbiamo fatto un set dei numeri primi, adesso arriva il nostro vero algoritmo. L'algoritmo cosa dice?
Prendi il valore che devi fare, devi scomporli. Parti dal numero i, cioè prendi il primo valore con cui devi dividere questo numero n, è 2, quindi, e poi crea una lista, un insieme di valori che devono essere messi dentro, cioè i valori che troviamo come divisori di questo numero, n, in questo caso n vale 630 e nell'altro caso vale 23.345. E lui inizia con questa lista vuoto. Appena entra, dice n, il numero che mi hai dato è maggiore di 1? Sì. Allora fai una verifica. Il numero n è una lettera? String significa sei una lettera. Perché? Scusa, converte questa parola in una lettera perché qua dentro abbiamo messo come delle lettere, dei caratteri. Dice, questo i che è stato convertito in una lettera è nella lista, cioè in questo set, in this set, fa una verifica. Se la risposta è sì, bene, altrimenti dice n diviso. Questo numero diviso i, che in questo caso vale 2, come resto mi dà 0? Se la risposta è sì, allora divide n con la i. Poi il numero i che ha preso dice adesso questo numero lo metto in questa lista perché il resto è 0. Perfetto, se il resto non è 0, allora aumenta questo 2 e fallo diventare un 3. Quindi questa riga, siccome ero partito con 2, dice se il resto non è 0, allora aumenta di 1 il suo valore. Poi torna in questo, siccome n è ancora maggiore di 1, dice adesso verifica se questo i che hai preso è in questa lista? Se la risposta è sì, e poi n diviso questo numero, il risultato è 0. Se la risposta è sì, cioè se il resto è 0, se la risposta è sì, allora fai questa divisione e il valore di i che hai scelto metti in questa lista. Se il risultato della divisione non è uguale a 0, allora aumenta la i di nuovo e fai di nuovo il controllo. Questa cosa qua continua a fare finché non arriva a trovare n uguale a 1. Appena n diventa uguale a 1, quindi questa qua non si verifica più perché dice n non è uguale a 1, non è più grande di 1, ma è quasi uguale. Quindi lui si ferma e non passa più qua dentro. Poi dice list, poi mi stampa la lista. E magari scomposizione finita, scomposizione finita e la lista è, e quindi possiamo concludere il nostro algoritmo. Questo è l'implementazione di questo algoritmo qua. Eccolo qua, questo si chiama diagramma blocchi. Vediamo se posso cancellare, se c'è modo. Qua spiega parole, ma adesso andiamo a vedere questa cosa qua, veramente cosa fa. Vediamo se riusciamo a vedere solo questo diagramma. Inizia, prendi il numero n, dice, parti con il divisore uguale a 2, poi crea una lista vuota, dice, ora, questo numero n che devi scomporre è maggiore di n, cioè maggiore di 1? Se la risposta è sì, allora se non è maggiore di 0, scusa, n significa no, allora dici non è
Finisce il programma. Questo valore non è più grande di 1. Se la risposta è sì, cioè yes, allora dici n dividi con questo 2, questo valore d che hai preso. E se questo simbolo percento nella lingua di Python significa dividi questo n con il valore di d che è 2 e dimmi se il resto è uguale a 0. Questo modo di fare è fai la divisione, dammi il valore del resto. Se il valore del resto è uguale a 0, allora fai una cosa. Se yes, allora fai questo. Se la risposta è no, aumenta il valore di questo divisore, che è d più d1, cioè d uguale a d più 1, cioè vuol dire che aumenta il valore, poi torno di qua. È ancora maggiore di 1 il valore di n? Se la risposta è sì, ovvio che sì, allora devi fai di nuovo, fai la divisione. Fa la divisione e vede se il resto è uguale a 0. Bene, se la risposta è sì, allora vedi qua. D è dentro un numero primo? Se la risposta è sì, allora dici, perfetto, adesso fai la divisione. N uguale a N diviso D. In questo caso, questa volta N che prendiamo è più piccolo dell'N di partenza. Quindi questa volta n, allora se la risposta è d, non è un numero primo, allora dice, ipotizziamo, per esempio da 2 siamo passati magari a un 4, d e 4 non è un numero primo, allora dice, non serve, non fare la divisione, ma vai avanti, tipo aumenta di 1 e fai tutto il check di nuovo. E adesso che hai trovato un 5, 5 sì è un numero primo, allora dice, ora dividi n con 5. E il valore che hai trovato di D, mettilo nella lista. E così, una volta che hai trovato il valore, lo metti nella lista e questo D fallo diventare 2. Ecco che qua dice, ora fai diventare D il divisore di nuovo uguale a 2. E poi torna in alto, adesso hai un nuovo valore di n e fai tutto il resto come prima. Ed è questo quello che noi abbiamo implementato. Io vi ringrazio, questo ringrazio anche questo signore che è Andrea Minini, da cui ho preso il diagramma e abbiamo implementato in Python. Grazie infinite.